Bentornati ad una nuova puntata di Arte Anch'io, spazio dove l'arte posso capirlo anch'io. Avete visto dalle immagini la città eterna, Roma, dove tutti noi camminando per le strade, per le piazze, per le vie, respiriamo quel gusto dell'antiquariato, dell'archeologia, dell'antico, quello che magari un tempo anche gli antichi romani respiravano. E quindi ecco perché oggi siamo andati a Roma, perché il nostro modo di relazionarci con l'antico, con l'archeologia, alla fine non è cambiato. Già nel Novecento, che è conosciuto con il secolo breve, non c'è stato poi questo argine per il fascino per l'iconografia greco-romana, che poi è stata recuperata e riletta in mille rivoli e declinazioni, per non pensare agli anni 60, tra l'arte povera e l'arte concettuale, dove a imporsi non è stata solo l'estetica del frammento e del reperto, ma a intrigare gli artisti c'è stato il vero e proprio viaggio nel cuore dell'archeologia medesima, il lavoro di scavo, la voglia di recuperare gli oggetti, pensiamo anche agli antichi egizi. Quindi ecco, noi abbiamo sempre avuto questo legame con l'archeologia. E quindi eccoci a Roma, eccoci arrivati dove dobbiamo andare oggi, al Palazzo delle Esposizioni, che è il più grande spazio espositivo interdisciplinare nel centro di Roma. Difatti ha più di 10.000 metri quadrati tra tre piani, che sono articolati su tre piani, che c'è il livello 0, il livello 1 e il livello 2, che ospitano eventi culturali durante tutto l'anno e offrono servizi ai visitatori. In programma fino al 27 agosto 2023 c'è un'interessantissima mostra, a mio avviso, tutta da scoprire, che prende spunto dalla più recente produzione di Francesco Vezzoli. Francesco Vezzoli è un artista bresciano residente a Milano che propone al pubblico uno scambio tra l'arte contemporanea, l'archeologia e anche il cinema. Difatti, Francesco Vezzoli è conosciuto sia come artista sia come produttore cinematografico. E Francesco Vezzoli ha esposto nei più importanti musei del mondo, dal MoMA PS1 di New York al MoCA di Los Angeles, e è presente nelle collezioni dei più importanti musei del mondo, tra il Castello di Rivoli, tra il Madre di Napoli e fino ad arrivare al Guggenheim di New York. La mostra è intitolata Vita Dulcis, paura e desiderio nell'impero romano. È stato curato direttamente dall'artista, cosa che non sempre accade, e è stata fatta in cooperazione con l'archeologo Stéphane Vergé, che è direttore dello stesso museo. I due, a mio avviso, hanno realizzato un allestimento elegante ed efficace. Infatti, quando noi entriamo, ci troviamo nel colonnato della sala principale e qui campeggia un'installazione con 5 lightbox sagomate. Lightbox sono delle scatole appunto luminose, il cui corpo è tratto dalla statuaria greca femminile con il volto delle grandi attrici del cinema italiano. Tutte le statue, tra l'altro, hanno inseriti nel volto gli occhi della mamma dell'artista. Girando poi intorno alla grande installazione possiamo vedere la statuaria a forma del corpo femminile in marmo, mentre di profilo, se lo vediamo, andate a vederlo di profilo, c'è la sagoma in acciaio rispecchiante della lightbox, un po' come si era detto l'ultima volta con Anish Kapoor, con l'acciaio rispecchiante. E quindi qua si può dire che c'è il passaggio dalla forma classica del corpo femminile al box pubblicitario. Attorno alla sala centrale poi si diramano altre 7 sale, ognuna con una tematica precisa ed ognuna con un titolo in lingua e in grafica latina. La prima sala che oggi analizzeremo è Animola Vagula Blandula, ovvero traduzione di piccola anima che andrai vagando languida. Questo è il primo verso di un poema che appare nella Historia Augusta come opera dell'imperatore Adriano Morente, dove si ricorda e si celebra l'amore dell'imperatore Adriano per il bellissimo Antino. Difatti, a mio avviso è la meravigliosa, c'è cioè l'installazione con i 6 busti di Antino sul volto del quale Vezzoli è intervenuto. Infatti potete riconoscere quella che sta andando in onda, David Bowie, che rivive nelle facce del giovane amante di Adriano attraverso il celebre fulmine rosso, che è stato un make-up ideato per la copertina di Aladdin Sane, e marchia i tratti gentili del giovane Antino. Molto interessante, un'altra e secondo me voluta citazione a un altro grande artista italiano, Giulio Paolini. Giulio Paolini è un artista che ha vinto di recente, che questa qui ha vinto di recente il premio imperiale, che è il premio più importante, si direbbe il premio Nobel per l'arte. Quindi, a mio avviso, questo colloquio tra le due statue antiche
in un eterno e lungo silenzio, è una voluta citazione al grande artista Giulio Paolini. Altra sala che poi troviamo, che oggi analizzeremo, è Dux Femina Facti, ovvero donna guida dell'impresa. Virgilio in questo verso esalta il coraggio di Didone e in questa sala invece si celebra la figura femminile nell'arte romana. Mentre in un'altra sala, ridente dicere verum, avrebbe aggiunto quid vetat, perché è una locuzione che è contenuta nel Sermones o Satire dell'autore latino Orazio, e la sua traduzione letterale è dire la verità ridendo, cosa lo vieta? In altre parole, è cosa proibisce di dire la verità? Scherzando, e qui si rievoca in questa sala. Vezzoli ha voluto rievocare il banchetto, il celebre banchetto di Trimalcione, come descritto da Petronio e più recentemente da Federico Fellini. Vezzoli nasce, infatti, come si è già detto, legato al cinema e lui stesso nel 2005 realizza un film Caligola, dove ripropone scene che ricordano quelle del grande maestro riminese. In tutta la mostra, infatti, il cinema è presente, dall'opera centrale che abbiamo visto delle dive hollywoodiane agli schermi collocati sulla parete di fondo di ogni sala espositiva. Che quindi cosa vogliamo dire, secondo me, cosa ha voluto dire Vezzoli? Il trascorrere dei tempi, la pesantezza della pietra che ha reificato le opere d'arte romane si trasforma in luce ed in energia, che poi crea le opere d'arte contemporanee. Una domanda che viene spontanea dopo una mostra del genere è se le opere d'arte contemporanea, se l'arte contemporanea in generale avrà una durata minore rispetto alle opere in pietra e rispetto all'archeologia. E questo chi lo può sapere? Non si sa. Ai posteri l'ardua sentenza. Grazie di averci seguito e alla prossima puntata.